Cari amici, buona serata e benvenuti a questo secondo incontro dedicato a una rilettura della preghiera del Padre Nostro, promosso dall'Ufficio di Pastorale Familiare delle Diocesi di Cuneo e di Fossano e dal progetto L'Anello Perduto. L'emergenza sanitaria che ci impedisce di realizzare in presenza, in un salone, questo breve ciclo sul Padre Nostro, ci ha offerto una possibilità migliore, ci ha offerto la possibilità dello streaming sul canale YouTube della Diocesi, rivolgendoci a un numero maggiore di persone. Lunedì scorso Don Marco ci ha introdotto nel Padre Nostro, inquadrandolo all'interno dei Vangeli di Luca e di Marco, e ci ha offerto una rilettura appassionata della preghiera stessa. Questa sera vogliamo fare un affondo sul tema della tentazione, in quanto la parola sta al centro della nuova traduzione del Padre Nostro, che da domenica prossima saremo invitati a recitare a messa e in qualsiasi altra occasione di preghiera. Non ripeto ciò che ho detto nell'introduzione della volta scorsa, sottolineo soltanto come il lavoro che ha portato a questa nuova proposta sia iniziato nel 1988 e non sia, come si continua a leggere qualche volta sui social, un gesto unilaterale di Papa Francesco che avrebbe creato uno strappo con la tradizione che lo precede. In realtà, come abbiamo visto, la cosa è ben diversa. Nella versione di Matteo, del Vangelo di Matteo, eravamo abituati a pregare il Padre Nostro dicendo Et ne nos induca in tentationem, che l'italiano traduceva appunto e non indurci in tentazione, rischiando però di dare l'idea che fosse Dio a spingerci oppure a metterci dentro la tentazione, cioè in una situazione nella quale essere in balia del male, ostaggi di una potenza maligna con il rischio di piombarci dentro. Questo gesto, come dovremmo sapere, non appartiene ai modi di fare del Dio che Gesù ci ha raccontato, anche perché nella prima lettera di Giacomo troviamo scritto: Nessuno quando è tentato dica sono tentato da Dio, perché Dio non può essere tentato al male ed egli non tenta nessuno. La nuova traduzione dice e non abbandonarci alla tentazione, anche se qualcuno avrebbe preferito si scegliesse non abbandonarci nella tentazione. Non abbandonarci alla tentazione è stata la scelta, proprio perché sarà la vita concreta di ciascuno di noi nel suo scorrere, nel suo svolgerci, a metterci di fronte al mistero del male. Sarà la vita a metterci di fronte alla possibilità di scegliere il male per noi stessi e per altri, di fronte al male che altri sceglieranno per noi e addirittura di fronte al male che nessuno di noi ha provocato, con il quale ci troviamo ad avere a che fare e che in ultimo si chiamerà morte. In tutte queste situazioni i cristiani pregano chiedendo di non essere lasciati soli, fiduciosi di poter contare, come quando pregavamo ovviamente con la precedente traduzione, fiduciosi di poter contare sul sostegno e sulla compagnia del Padre nostro, che certamente saprà come far sentire la sua presenza. Per esplorare con calma questi temi spinosi e affascinanti, in particolare cosa sia tentazione sotto un profilo squisitamente evangelico, cioè entro il contesto dentro il quale il Padre Nostro ha preso forma nelle parole di Gesù, abbiamo chiesto aiuto ad un amico, Don Claudio Margaria. Don Claudio è parroco assieme a Don Luca, Don Claudio, a Verzuolo, Villanovetta, Faliceto, Costigliole Saluzzo e docente di Cristologia e Trinitaria presso lo studio teologico qui a Fossano. Lo ringraziamo di cuore per aver accettato il nostro invito e lo ascoltiamo per 45-50 minuti. Se durante il suo intervento vi sorgeranno delle domande, potrete inviarle tramite un messaggio WhatsApp al numero che vedrete scorrere vedrete scorrere in basso, nella parte bassa dello schermo. Buona serata e buon ascolto e grazie Claudio per essere con noi questa sera. Bene, buonasera a tutti.
Confesso una fatica abbastanza grande a dover fare una condivisione di qualcosa di così importante davanti a una telecamera di un computer. Quindi chiedo già scusa, parlare a volte rischia di non essere così caldo e così vicino a chi ascolta, ma è semplicemente la fatica del doverlo fare online. Cercherò però di essere il più semplice possibile, anche il più lineare, quasi proverò a condurre o a condurre chi ci ascolta in un percorso. Mi è stato chiesto di riflettere sul Padre Nostro, in modo particolare sulla chiusura di questa preghiera, come diceva Paolo, che ringrazio, sull'onda della nuova tradizione liturgica. Ora, la mia riflessione vorrebbe semplicemente essere un sostare in modo umile al termine di una giornata e sera per tutti, sul Padre Nostro, soprattutto sulla sua chiusura. Ora, questa chiusura richiama la chiusura di ogni giorno e quindi forse va veramente bene per tutti. Una parola che chiude una giornata per poter riposare e spero che questo possa essere l'effetto, non perché vi addormento tutti, ma perché si possa riposare carichi di una parola buona, Vangelo, ascoltata. Sarà utile tenere sott'occhio, facendo, oltre ai punti che Paolo farà passare in sovraimpressione, due testi. Mi fermerò in modo particolare, semplicemente sul testo delle tentazioni di Matteo, che sta prima del nostro testo del Padre Nostro, e quindi il buon lettore, chi legge il Vangelo come una storia, l'ha già attraversato, quindi sa di cosa si parla quando quella tentazione, citata a chiusura del Padre Nostro, viene ridetta. E poi, naturalmente, il testo del Padre Nostro. Mi fermerò in modo particolare su questo tema solo su questo primo Vangelo, il Vangelo di Matteo, che la Bibbia ci offre come il primo testo che ci parla di Gesù. Quello che ci introduce, poi ce ne saranno altri, sono quattro gli Vangeli. Indico velocemente il movimento che cercherò di seguire e poi mi addentro. Saranno tre parti, e in modo particolare la prima parte, la più significativa, in cui mi fermerò ad ascoltare il Vangelo con voi sulla pratica della tentazione, cioè che cosa ci ha detto nel Vangelo di Matteo di cos'è la tentazione? In modo particolare le tentazioni di Gesù, che credo sono armoniche delle tentazioni dell'uomo, le tentazioni per noi oggi. E poi, a partire da questo, che è il corpo centrale del mio intervento, cercherò di riprendere questo discorso all'interno del Padre Nostro, forse ripetendo o riprendendo alcune cose che Marco ha detto la volta scorsa, ma da un'ottica probabilmente leggermente diversa, e cioè una seconda parte, il contesto orante del Padre Nostro, e terzo, lo sviluppo del Padre Nostro conduce alla chiusura sulla tentazione. Ma si capirà meglio sicuramente nello svolgersi del discorso, però questo è in poche parole, la linea del discorso. Comincio dall'inizio. I luoghi della tentazione, potremmo intitolare così, o la pratica e i luoghi della tentazione. In modo particolare analizzo le tentazioni di Gesù, perché credo che come per tutto ciò che ci ha raccontato della vita di Gesù, quell'umanità faccia risuonare la nostra umanità. Faremo in questo modo. Interroghiamo la narrazione evangelica in questo senso. Cosa significa per Gesù essere tentato? In che cosa è tentato e come le sue tentazioni parlano delle nostre tentazioni? Cosa significa non essere abbandonati nella tentazione o alla tentazione? O come vive la tentazione Gesù senza soccombere ad essa? Ancora, che posto ha Dio nella tentazione? Mi limito a studiare come sono narrate dal Vangelo di Matteo, perché appunto il lettore che ha preso in mano il Vangelo ha già percorso questa strada. Un primo punto, una parola sul contesto
in cui succede regolarmente o normalmente di essere tentati. Gesù ci ha raccontato nello spazio della tentazione dopo la scelta del battesimo da Giovanni. Avrebbe potuto scegliere ben altri modi per iniziare la sua vita pubblica e quella scelta è molto indicativa se seguiamo il significato del battesimo. Perché? Perché le tentazioni seguono esattamente quel gesto di Gesù, che per Matteo è il passaggio, potremmo dire, alla vita adulta, quando la vita la prende in mano, potremmo addirittura parlare di scelta vocazionale, per dirla in termini più classici. Più che in altri Vangeli, per Matteo il battesimo di Giovanni è un invito alla conversione, ma un invito di buona notizia: convertitevi perché il regno di Dio è vicino. Ora, se il mondo, come lo ha sognato Dio, il suo regno, sta avvenendo, vale la pena provare a convertirsi. Questo è il primo significato di quel battesimo. Forse questo elemento buono spesso noi lo dimentichiamo e vediamo nella nostra vita solo la fatica del dover cambiare, doverci convertire. Ma la conversione in questo Vangelo è legata all'annuncio buono. In fondo è un invito sorprendentemente buono che può reggere la fatica del cambiare. Anche questo sarebbe interessante oggi non perderlo, nel nostro modo di pensare i cambiamenti della vita. Bene, certamente Gesù vive in quel gesto un cambiamento. È molto ben vissuto da Gesù. Gesù lascia Nazaret. Cosa non facile a 30 anni andarsene dal proprio villaggio. E in quel gesto si mette nel gruppo di chi riconosce i peccati. Attenzione, non è un gesto pedagogico, nel senso di dire devo dare buon esempio. Gesù si mette lì per dare buon esempio, ma per mostrare una disposizione umile nei confronti della realtà della vita. La facilità di dire di fronte alle cose io non sono così, oppure a me questo non succederà mai, è esattamente il contrario di quel gesto. E quante volte noi reagiamo così? Gesù invece sta nello spazio dell'umanità passibile di sbagli, non dalla parte di chi normalmente si pensa nel giusto. Ora, quel battesimo è anche un raro momento di riconoscimento, cioè momento in cui ciò che in cui ti riconosci e sei riconosciuto dall'altro, addirittura da Dio. È un momento in cui ti riconosci perché il gesto l'hai posto tu e addirittura sei riconosciuto dall'altro, in questo caso da Dio. Quel gesto, quel movimento di Gesù, trova d'accordo il Padre che in quello si riconosce. È un'esperienza umana profondissima e intima, ed è un'esperienza carica di gioia che porta alla vita. Essere riconosciuti nel momento in cui tu poni un gesto a libertà. In questo spazio del riconoscimento riconosciuto potremmo addirittura rileggere le nostre esperienze di Dio, quando ti senti in sintonia e senti la sua presenza nello spazio delle scelte della vita. Si potrebbero però anche rileggere echi di ogni esperienza di relazione profonda e di amicizia. Anche questi sono luoghi di riconoscimento. Forse si potrebbero addirittura rileggere tutte le storie di una coppia. Anche per tante scelte che fanno la nostra vita. Quando riconosci o sei riconosciuto nella scelta che poni. Questo cosa fa? Ti carica della presenza di Dio. Questo succede a Gesù. Per dire cos'è successo, Matteo deve usare un'immagine concreta. Sì, perché è una cosa concreta un'esperienza così. Non è qualcosa che sta sulla luna. E usa l'immagine della colomba. E per dire un dono. Quella esperienza è un dono della vita. Lo Spirito di Dio sta in quella vita, è il massimo della vita.
Quando le cose girano bene, fortunatamente girano bene, quei momenti in cui non li dimenticherai. Ora, questo quadro non è da dimenticare perché è legato a quello che succede dopo, cioè al deserto e alle tentazioni. E così arriviamo al nostro tema in particolare. Perché lo spirito conduce al deserto e alla tentazione. Sembra molto strana la cosa, oppure ha un risvolto molto particolare e promettente. La vita, se sostenuta fortunatamente dal momento del battesimo, quell'aspetto bello di riconoscimento, poi si svolge come un deserto. Attenzione, cosa vuol dire si svolge come un deserto? Vuol dire che poco alla volta, proprio la vita, si spoglia di ciò che non è essenziale. Questo è il deserto. E quell'essere condotti dice questa buona possibilità. Chi ha già un po' più di anni, io ne ho 53 suonati, sa benissimo che l'andare avanti della vita distilla le cose importanti. E per dire questo, l'autore usa il luogo, il deserto, e anche il tempo, 40 giorni, che ricordano i 40 anni del tempo nel deserto del popolo, il tempo di una vita intera. Ora, quella vita si distilla e il deserto ti mostra poco alla volta ciò che resta di essenziale. Lo spirito conduce alla vita in questo senso, non fuori di essa. Ti porta proprio nella vita così come essa è. E Gesù lo impara bene se alla trasfigurazione, secondo ed unico evento in cui ritroveremo il Padre che si fa sentire, là sarà lui a riportare a valle i discepoli che invece, a partire da un'esperienza di gioia, volevano stare sul monte. Lo Spirito conduce alla vita. Ora, se conduce alla vita in cui ci sarà tentazione, è perché sa che la vita è così. Conosce bene la vita. Però questo condurre dice anche che si può attraversare senza esserne schiacciati. Questo è il quadro in cui Matteo parla delle tentazioni e in cui la parola del Padre nostro, quella preghiera, concluderà. Alla vita esattamente. Già adesso comprendiamo il perché la tentazione è posta nel passaggio delicato in cui la preghiera si conclude, cioè rimanda all'esistenza. Bene, il luogo più solitario o più solo dell'esistenza e della libertà è comunque abitato da Dio. Questo dice che quel deserto, che in quel deserto si è condotti dallo Spirito Santo. Lo Spirito Santo non solo è presente in quel deserto, ma conduce in quel deserto, cioè offre una strada da percorrere. Altro aspetto interessantissimo, se questo è legato alla tentazione. Forse è questa mai persa consapevolezza di Gesù, cioè quella di essere condotto lì, non per essere lasciato solo, ma per essere condotto non solo di qualcuno che ti porta lì, ti piazza lì e se ne va. Quante volte la tentazione o la fatica e i deserti della vita l'abbiamo pensati così? No, il quadro di Matteo esattamente dice il contrario, dice che sei condotto in quello spazio, cioè hai qualcuno che ti può condurre. Quando la vita si distilla, fa emergere solo l'essenziale, ciò di cui hai bisogno, e a volte è anche l'aspetto aspro del deserto. Per questo quell'essere condotto dallo Spirito in realtà è una parola buona ed è una parola di sostegno se il deserto è la vita. Non c'è luogo del vivere, neanche i deserti più aridi, in cui Dio non sia presente con tracce che possono condurre senza perdersi. Ecco l'introduzione al tema
della tentazione. Ora, saperlo in partenza o metterlo a memoria nei momenti belli dell'esistenza, siamo appena usciti dal battesimo, forse sostiene quando questo non lo sentirai più e ti sembrerà non vero o non udibile, cioè quando il deserto mostrerà la sua bruttura o quando la vita mostrerà un volto inatteso e duro. Ora, allora la tentazione viene in un tempo buono e quando meno te l'aspetti, ma viene abitata, cioè nella quale ci può essere una conduzione. Questo è il primo elemento, credo, fondamentale per intuire o per lasciarci condurre o da cui dobbiamo lasciarci condurre per comprendere il tema della tentazione. E già rimandati ogni volta che nel Padre nostro noi concludiamo la preghiera così, rimandati esattamente alla vita da questo passaggio. Ora, un secondo elemento di questo primo punto. Qual è la tentazione? O cos'è la tentazione? In che cosa si è tentati? Allora, le tre tentazioni si comprendono nel contesto appena accennato e dicono in una sintesi, in tre parti, sia le tentazioni di Gesù, ma in esse la concretezza delle tentazioni di ogni uomo. Cioè, ci aiutano a rendere concreta, o meglio, a mettere a fuoco i luoghi in cui invochiamo di non essere abbandonati o di non sentirci schiacciati dalla tentazione, né essere lanciati in essa, le varie possibilità della traduzione della fine del Padre nostro. Concretizzano, diciamo così, queste tre tentazioni, la chiusura di quella preghiera. Come vedremo, il tentatore, colui che divide, sceglie bene, in modo intelligente, il modo in cui e il luogo in cui va a porsi. Questo è molto importante, perché noi spesso facciamo del diavolo qualcosa di molto grosso. In realtà il diavolo è molto sottile e chi conosce molto bene l'umanità e va a piazzarsi nei luoghi giusti. Ed è per questo che è interessante che all'inizio dei Vangeli proprio di questo si parla per la vita di Gesù. Allora Matteo, raccontando di Gesù, ci ricorda i luoghi in cui il tentatore ci accosta nel nostro vivere. La prima tentazione. Questa ha come sfondo il cibo o il mangiare. E la più importante, o meglio, essendo quella di ingresso, è quella che dà l'orizzonte in cui dovremo muoverci anche per le altre. Ora, il mangiare, il cibo, è per eccellenza ciò che dice l'appartenere a questo mondo umano. Questo è molto bello, perché Gesù viene toccato, ci viene raccontato come tentazione, come prima tentazione, il luogo che più dice l'essere uomo come gli altri. C'è un vuoto che si crea in noi, una mancanza elementare e quotidiana, sentir fame, da cui però dipende la vita. Chi non mangia muore. La vita, in questo senso, è una serie di mancanze. Pensate un po' quante cose ci mancano in questo tempo. La vita è una serie di mancanze. La vita, potremmo dire così, convive con la mancanza. Ora, Gesù l'aveva già ben imparato, l'aveva insegnato molto bene il libro della Genesi. Pensate, l'uomo nasce benedetto dalla mancanza. Questa è la prima pagina della descrizione dell'umano. E si può convivere anche bene con questa mancanza. Perché? Ma perché Matteo ci dice che per 40 giorni e 40 notti Gesù ci sta in quella mancanza. E quella mancanza non ti toglie la vita e non ti priva il suo valore.
puoi vivere in essa. Credo che su questo dovremmo molto riflettere. Ed è veramente un dato elementare dell'esistenza, ma anche così messo in discussione. Puoi vivere bene nello spazio della mancanza. È la cosa più umana stare in quello spazio. Non è la disgrazia della vita. E Gesù ci sta per tutto quel tempo. Ma c'è un momento in cui quella mancanza si rivela più faticosa. E non ti è chiesto il permesso che questo avvenga. Avviene e basta. E quella mancanza con cui sei stato, addirittura l'hai sentita vivibile e buona per l'esistenza, ha un volto più aspro e cattivo. Ebbe fame. Ciò che era ordinario e si poteva portare, a un certo punto sembra più pesante del solito. Il tentatore si avvicinò e gli disse. La traduzione che avevamo prima del 2008 diceva addirittura allora il tentatore, cioè proprio in quel momento, quando ciò che sembrava essere portabile, anzi addirittura poteva far parte della vita, in modo inaspettato ti pesa di più. Proprio in quel momento, potremmo dire solo in quel momento il tentatore si avvicina. Credo che sia una descrizione geniale di ciò che ognuno prova quando sta nella tentazione. Ciò che fino a un momento prima andava bene, si portava senza peso, proprio quello diventa troppo pesante. E sono convinto che ognuno di noi avrebbe qualcosa da raccontare della nostra vita su questo. Qualcosa che gli è successo proprio così. Proprio in questo spazio delicato e fragile, così umano come l'aver fame, proprio in quel momento sta la prima tentazione. Bene. In cosa è tentato Gesù? E perché la proposta del tentatore è una tentazione? Non so se ci siamo mai chiesti questo, ma questa è la domanda seria. Perché Gesù? Cioè, qual è la forma di quella tentazione? Allora, è tentato su ciò che è di unico. Potremmo dirlo al personale. Sei tentato in ciò che sei unico, figlio di Dio. Su ciò in cui sei stato riconosciuto. Il battesimo gli aveva confermato questo. Un figlio di Dio, allora, può sottrarsi da solo ai bisogni umani, cioè al dover far dipendere la sua vita da altri. Allora, nessuno si sarebbe stupito se Gesù avesse fatto un piccolo miracolo. Sicuramente qualcuno avrebbe anche applaudito la cosa come vittoria sul tentatore e più furbo del diavolo. E addirittura qualcuno avrebbe detto è giusto che sia così, deve fare così. In realtà quelle pietre che diventano pane negherebbero il bisogno, negherebbero la mancanza, annullerebbero il bisogno e porterebbero, questo è il passaggio importante, l'umanità di Gesù in luoghi non umani. Gli uomini vivono dell'aver bisogno del mangiare e degli altri. Allora, il primo luogo della tentazione è l'aspetto mendicante o di dipendenza che ogni uomo ha nei confronti della vita. Pensate un po' come spesso noi lottiamo contro questo aver bisogno degli altri. Non devo aver bisogno di nessuno. Pensate soprattutto quando le tue forze cominciano a mancarti. La cosa che ti pesa di più è dover dipendere da qualcuno. Sarebbe non umano riuscisse a vivere così.
È il volto del dover chiedere per vivere. Guarda caso, sta proprio alla fine della preghiera, che per eccellenza è questo. Porti di fronte a qualcuno mendicante di vita. Ora, addirittura Gesù questo lo farà fino alla fine. Faccio due esempi, cioè questo chiedere per vivere. Gesù lo farà fino alla fine perché Matteo concluderà il suo Vangelo affidando quello che noi diciamo è il mandato missionario. E non poteva farlo lui. Il risorto che ha ritrovato la vita, no, aveva ben imparato la dinamica dell'umano. Si consegna a quei discepoli diventati fratelli, li sono chiamati così, lui figlio unico. Si ritrova a avere dei fratelli e a loro affida ciò che gli è più caro, che quella parola buona sia portata da altri. Non esce mai da questa dinamica. Allora, il grande spazio della tentazione sarebbe allora questo, o sempre questo, cercare di eliminare la necessità delle cose e dell'altro, oppure, detto in altri termini, vivere in modo distorto o non umano ciò che invece ordinariamente è umano. La Genesi direbbe benedettamente umano. Avviene per Gesù, attenzione, nel passaggio della vita adulta questa tentazione. Non so se avete mai sentito o addirittura usato questo. Il diventare adulto non è pensato nel pensar comune. Come adesso non hai più bisogno degli altri. Se sei un bambino hai bisogno degli altri. Se sei adulto fai da solo. Ormai sono grande la pretesa dei bambini. Questo sarebbe l'aspetto meno umano della vita, pensare che sia così. Ma c'è ancora un elemento da non dimenticare di questa prima tentazione. La tentazione è originale e legata all'unicità di ciascuno, cioè alla forma precisa che va proprio bene per noi. Potremmo dire, il tentatore non spara a caso, il tentatore spara giusto. Quella forma che diventa tentazione per Gesù non sarebbe assolutamente la nostra forma. Chi si penserebbe che può risolvere il problema del mangiare facendo un miracolino sul pane o sulle pietre? No, sarebbe interessante chiederci quali sono i luoghi in cui mi è più facile reagire o pensare di non aver bisogno di nessuno, o di non voler ricevere o vivere del bisogno degli altri. Però attenzione, Gesù in realtà rilancia, perché come risponde? Pone la dipendenza della vita non solo sul riconoscere che anche solo il mangiare è dono, ma che ben altro quel Dio di cui ha imparato a fidarsi saprà dare. Di molto di più ha bisogno. Ha bisogno non solo del pane quotidiano, ma di ogni sua parola. Straordinario il rilancio di Gesù, mendicante di parole del Padre. Ogni sua parola fa vivere. E occorre non perdere. Non solo il cibo dipende da quel sapersi donati, è forma del suo dono, ma ogni sua parola è ciò che fa vivere. Ancora questo rimanda alla dimensione orante, perché quella dimensione orante inizierà con Padre. Riprende esattamente ciò che ha vissuto Gesù in questa tentazione. Ora, la dimensione dell'ascolto regge l'esistenza, quasi che qui in filigrana ci sia la dimensione orante che troveremo nel Padre nostro. La seconda tentazione. E questa volta è il diavolo a rilanciare. Introduce Gesù in un viaggio che se prima era lo il deserto, ora introduce in modo quasi figurato ad altri luoghi nella vita. Siamo portati altrove. Inoltre, la tentazione ormai riguarda il mondo della relazione,
niente meno che quella col padre. Se la tentazione, ora potremmo dirlo, è la distorsione possibile dell'umano, qui diventa ancora più intrigante e delicata. Ci porta nel mondo delle relazioni significative. Una relazione che aveva dato gioia e riconoscimento, quella che rende bella la vita. Ora vi invito a pensare alle relazioni più belle della vostra esistenza, quelle in cui avete ricevuto riconoscimento. Così intuiamo cosa sta succedendo in quell'evento e intuiamo cos'è la tentazione. Ora, anche in quella relazione in cui hai posto così tanta fiducia da poter pensare di non dover perdere nemmeno una parola, anche quella è il luogo più intimo della tentazione. Pensate quando noi diciamo di un'altra persona: pendo dalle tue labbra. Qualche volta lo diciamo fortunatamente perché siamo presi dal baratro dell'innamoramento, meno male. Ma dice questo, dice: la mia vita pende da parole dell'altro. Quel baratro avvincente che è la relazione amorosa. Attenzione, proprio lì si annida la seconda tentazione. Il diavolo colpisce lì, si annida in quello spazio incredibilmente gioioso del vivere, la possibilità di vivere in modo distorto o non umano ciò che la vive come una libertà. Cosa chiede o propone o insinua nel cuore di Gesù quella parola del diavolo? Che tipo di relazione propone a Gesù? Perché in fondo è una tentazione? Ora, il diavolo mette in gioco la sua identità di figlio, se sei figlio di Dio, e mette in gioco l'amore che il padre ha nei confronti del figlio che ha appena riconosciuto. In fondo quel gesto proposto dal pinnacolo del Tempio richiede solo una dimostrazione di amore, o meglio, fa dipendere la verità della loro relazione da dei gesti che dovrebbero dimostrarla. Lo ripeto perché questo è un passaggio fondamentale. Fa dipendere la verità della loro relazione da dei gesti che dovrebbero dimostrarla. Chiede a Gesù di chiedere evidenze di amore e di cura, un gesto a verifica, che verifichi la verità della relazione, o meglio, che obblighi il padre a intervenire. Attenzione, il diavolo è molto sottile, si insinua in luoghi delicati della relazione. Quanto è facile pretendere dei gesti di amore da chi amiamo, o di vivere di riconoscimenti forzati. Se non fa quella cosa per me, vuol dire che non mi ama. Mi aspettavo almeno un gesto e quel gesto non è venuto. Invito davvero soprattutto a indagare le nostre relazioni più significative su questo. Quello è lo spazio. Gesù mostra di aver bisogno di quella relazione. Non ha paura di dire ho bisogno di quella relazione, ma di non volere una relazione così. Ecco dove si gioca la seconda tentazione. Una relazione come quella proposta, se sembra pagare o appagare desideri di attenzione per sé, in realtà è una distorsione del cuore, perché il cuore della relazione sta nello stupore della gratuità. Il padre si era stupito di quel gesto gratuito di Gesù al battesimo e Gesù si era stupito dell'intervento del padre a conferma di quel gesto, ma né l'uno né l'altro avevano forzato il gesto.
Non si può vivere mettendo alla prova, né si può vivere cercando prove d'amore. È una distorsione dell'umano. Mettere alla prova parte dal mettere in dubbio la verità dell'altro. È lo spazio del far dipendere da te la relazione, non del ricevere dall'altro. Quel gesto sarebbe stato dovuto, non gratuito, dovuto. Anche qui la tentazione sta nei luoghi più intimi del vivere, dei più misteriosi e dei più profondi, nei luoghi in cui probabilmente ognuno di noi è chiesto di far verità, è chiesto di far luce, anche se è scomodo come stare in un deserto. Forse anche qui è un luogo intimo come la preghiera, il luogo in cui chiede a Gesù di far richiesta al Padre, infatti, guarda caso, è il Tempio, il luogo della preghiera per eccellenza. Lì pone questa domanda. La preghiera è il luogo delicato e fragile. Per questo non è così facile pregare con le persone con cui siamo più intimi. È più facile con loro, ed è già molto importante, cominciare da delle formule che entrambi sanno, che tutti sappiamo, fossero anche le formule più belle come i salmi. In fondo la preghiera in realtà ti mette a nudo, È come spogliarsi di fronte all'altro. Rende fragile e rivela la verità della relazione. E in questo spazio ferisce o cura in modo altrettanto vicino. Anche questa tentazione è unica per Gesù. Perché? Ma perché solo lui è il figlio. Ma in questa unicità è così vicino ad ogni umanità. Non è difficile leggerci le nostre tentazioni e le nostre distorsioni inumane, in cui rischiamo di lasciar cadere proprio le relazioni più preziose. Coi nostri genitori, coi nostri figli, con ogni relazione di amicizia. Siamo alla terza tentazione. La terza tentazione, cioè quella che rimanda o riconsegna Gesù alla vita. Anche la tentazione, questa, la terza, ha come luogo un'altura, una grande altura, un luogo in cui di per sé vedi le cose in modo migliore, con uno sguardo d'insieme. Pensate, io vivo in un posto in cui al mattino vedo dalla Langa alla Bisalta, quindi vedere dall'alto è lo sguardo mattutino. Ma il momento in cui guardi il mondo con tutte le sue realtà, vedi tutto della vita. In che modo si presenta la tentazione in quel luogo d'altura? Apparente in un modo, io direi così, troppo evidente. È troppo facile questa tentazione. Tutte le cose ti darò se tu mi adorerai. Allora, se fosse così, sarebbe una tentazione non all'altezza delle altre. Gesù sa chi ha di fronte. Per due volte ha già scardinato alla radice eventuali distorsioni dell'umano. Certo che ora non cadrebbe in un tranello così facile. Se fosse così, sarebbe troppo facile. In fondo, che cosa se ne fa delle cose chi dà fiducia al Padre anche sul nutrimento quotidiano? E che vive relazioni in modo gratuito e grato, cosa se ne fa delle cose? Forse non è a questo livello la tentazione. Gesù non ha bisogno di tutto questo. Ha appena attraversato da Signore proprio queste tentazioni. In realtà il problema sembra essere molto più sottile e profondo. Il diavolo dice: tutte queste cose sono tue. Cioè, il diavolo sembra evitare un passaggio che dà per scontato. Cioè, dà per scontato che tutte quelle cose che Gesù sta vedendo sono sue, cioè del diavolo. Ma veramente si può dire così? Allora forse la tentazione
e prima della domanda della tentazione. Per questo è molto più sottile. Ed è molto più facile bypassarla. Perché? Ma perché nessuno, sarebbe veramente raro che cioè che qualcuno potesse riconoscersi in un gesto come quello di inchinarsi davanti al diavolo per avere delle cose. No, è troppo grossolana questa tentazione. Esattamente sta prima. Sta nella finezza del porre la domanda, sperando che chi ascolti non se ne accorga. Analizziamo la domanda. Troppo spesso pensiamo velocemente alle cose, come i beni, le cose del mondo. In realtà lo sguardo dall'alto è sul mondo così com'è. Si vede tutto del mondo. Se lo guardi dall'alto, seguendo l'andamento del mondo, sembrerebbe che quel tentatore abbia ragione. Tutte le cose sono sue, nel senso che a comandare, a guidare quel mondo che Gesù vede e ha già imparato a conoscere, a comandare quel mondo che si vede dall'alto, sia il male. O meglio, le forme distorte dell'umanità. Comanda il più forte, guida l'egoismo delle persone. Anche il mondo sembra andare male. Catastrofi, pensiamo a noi, pandemie. Il mondo è questo se lo vedi dall'alto. Non è un qualcosa di calmo. E sembra davvero che quel diavolo possa fare serenamente questa domanda. È veramente, è incredibilmente facile pensare che quel diavolo possa dire: tutto quello che vedi, questo mondo che hai sotto gli occhi, è mio. Faccio degli esempi. Ogni volta che ci arrendiamo a uno sguardo negativo, ogni volta che cediamo al pensare che non si può fare nulla in questo mondo, ogni volta che la lamentela prende il posto allo sguardo buono al mondo e alla realtà, siamo già caduti nella trappola. Siamo esattamente ai piedi di quel tentatore. Ci stiamo già piegando davanti a lui, a quello sguardo buio sulla vita. Sarebbe interessante anche solo fermarsi qui. Pensare oggi, guardando a quello che ho vissuto, quante volte ho pensato questo. Tanto il mondo fa schifo. Le relazioni, non parliamone. Chi comanda, basta vedere chi ci comanda. Beh, ogni volta che cediamo questo sguardo dall'alto, in realtà stiamo esattamente ai piedi di quel tentatore. Ora, faccio notare che è l'unica volta che Gesù si permette di allontanare e di cacciare il diavolo. È un gesto durissimo quello di Gesù. Forse questi pensieri vanno solo cacciati. Non c'è un'altra strada. Appena ci accorgiamo che ci abitano o ci riempiono, vanno cacciati con forza. Non possiamo vivere con uno sguardo che pensa che il mondo sia nelle mani del male. E anche chi ce lo racconta, facendocelo credere, beh, quello è il volto del tentatore. Ora, credo sia la tentazione più sottile e più radicale, quella che veramente mina la vita e distorce l'umano, la più sottile e più profonda, la più complicata da gestire. Sì, la più complicata da gestire. Sta nella falsità della domanda e nella facilità di cadere nella domanda stessa. Così complicata da meritare un avvicinarsi degli angeli e un loro servizio. Quasi che Gesù, dopo quest'ultima tentazione, sia sfinito. Bellissimo. È sfinito, perché è troppo facile anche per lui non cadere in quello sguardo sul mondo. Credo anche che la tentazione sullo sguardo sul mondo, che è data da Matteo come, cioè quella che ti consegna alla vita, sia la più presente oggi e
da essa dipendono spesso anche tutte le altre, cioè quella di non riuscire a vivere bene le relazioni e le nostre mancanze. Ora, il lettore entra nella preghiera del Padre nostro con in cuore questa pagina così umana e divina di Gesù. E quando giungerà la chiusura sulla tentazione, a questo è rimandato. Proviamo allora a leggere adesso, velocemente, se ho ancora un po' di tempo, la preghiera del Padre nostro, che in forma orante riprende questa struttura e ci consegna la possibilità di attraversare la tentazione nello stesso modo con cui l'ha attraversata Gesù. Il Padre nostro si comprende pregando, cioè in un contesto di preghiera, stando in essa. Velocemente, perché questa prima parte mi ha preso, giustamente, credo, molto più spazio di quello che pensassi, però credo che ne valeva la pena, era il cuore della possibilità, a mio avviso, di che cos'è la tentazione. Altrimenti la facciamo un po' a uso e consumo, la tentazione, scadendo in luoghi moralistici oppure nell'immagine di un Dio che ti manderebbe delle prove. No, questa è la vita. Ed è la vita offerta, possibile da attraversare, condotti dallo Spirito. Di là siamo partiti. Condotti dallo Spirito. Bene, il primo dato di questa preghiera del Padre nostro è il fatto che è data. Voi dunque pregate così. Una preghiera data. Sottolineo solo questo aspetto, ci sarebbero molte cose da sottolineare su questo, ma forse basta questo. La preghiera è sempre un dono, perché se ti è data, vuol dire che nel momento in cui decidi di pregare, in realtà stai accogliendo un regalo. Così la pensa Gesù. E così probabilmente la pensava ogni volta che lui viveva la preghiera. È un regalo che ricevo. E dà alcune indicazioni introducendo la preghiera. La prima, di non sprecare parole. Questo ci mette il cuore in pace. Possono essere molto corte, dovrebbero essere forse molto corte. Non sprecate parole. E nello stesso tempo non prendete Dio per sfinimento. Altro aspetto, non pensare che Dio lo prendi per sfinimento. Questo introduce a quella preghiera, una preghiera che è data e che come tale dovrebbe essere vissuta. E poi un secondo dato, la preghiera è fondamentalmente, perché è dono, un lasciare. So che Marco, se non sbaglio, la volta scorsa si è fermato parecchio su questo. Io lo riprendo solo su un aspetto legato al dono. Vi faccio un esempio, a quest'ora si può fare anche un esempio sorridente. Pensate quando voi comprate su Amazon o online e poi sapete che il pacco sta arrivando. Allora, pensate alla situazione. La situazione è questa: tu sai che il pacco deve arrivare ed è giurato che il corriere suona in un momento non opportuno. Perché ti muovi e lasci ciò che stai facendo? Perché quel pacco, oltre ad aspettarlo, sai che ha qualcosa di un regalo che ti arriva, anche se sei tu che l'hai comprato. Ma perché succeda che tu lo riceva quel pacco, devi esattamente lasciare anche solo ciò che stai facendo. Altrimenti ti passerà accanto. Adesso te lo porta, una volta se lo riportavano a casa. Immagine interessante. La preghiera è questa offerta. È un dono, ma perché possa essere accolta, implica un lasciare. Bene, entro allora velocemente nell'ultimo passaggio, il terzo. Il Padre nostro chiude sulla tentazione, portata dalla preghiera che lo precede,
aperta al dopo della preghiera, cioè alla vita. Faccio alcuni passaggi, penso che Marco abbia detto alcune cose, però vorrei farli in questo modo. Riprendo il Padre Nostro, mostrando come è l'andamento della preghiera che conduce alla chiusura. E che se ti lasci portare da come è pensata, cioè ti è offerta la preghiera, abiterai il passaggio della tentazione e starai in preghiera nella vita. Cerco di spiegarmi. Il primo passaggio, Padre. Ogni preghiera cominci così, Padre. È la parola che ti colpisce, come ogni cosa che inizia, quella che ti resta a introduzione. E in quanto tale, che cosa fa? Ti inserisce in una relazione. Ogni preghiera cristiana è un incontro. Noi riceviamo in quella parola detta una possibilità di un incontro. Un incontro che avviene nel dire la parola, non nella testa, come per ogni relazione. Non avviene nella testa, avviene nel momento in cui tu la fai esistere quella relazione. Cosa dice Padre nel quadro che abbiamo indicato? Beh, Padre ci ricorda innanzitutto che noi siamo figli di qualcuno, e cioè che la vita la dobbiamo ad altri. Questo è entrare nella preghiera. Siamo figli, cioè donati alla vita. La vita la dobbiamo a qualcuno. In questo caso di un Dio di fronte a cui riconosciamo la bontà del donare. Riceviamo a dono quella preghiera. Attenzione, è una preghiera esigente, perché proprio quello stato variabile nel corso dell'esistenza rimane ineludibile e fondamentale fino alla fine. Perché variabile? Ma perché una cosa è essere figli da bambini, altro essere figli da adolescenti o da giovani, altro essere figli da adulti e altro essere figli da vecchi. Ma nello stesso tempo rimane fisso. Fino alla fine noi siamo figli di qualcuno. Quasi che la preghiera ti dicesse: ricordati di essere figlio, di dover la vita ad altri, e questo sia l'orizzonte di esistenza, un modo di stare nel mondo. Certamente da subito potrebbe essere uno sguardo riconciliato alla vita, perché prima di tutto è riconoscere un ricevere, non un possedere. Nostro è la seconda nota con la paternità, il non essere figli unici. Il cristiano non esiste come unico, neanche la preghiera, nessuna preghiera cristiana è al singolare. È sempre un plurale. Dice da una parte una cosa molto bella, anche quando sei solo. Pensate chi deve vivere forzatamente luoghi di solitudine, quanto questo è potente. Anche quando preghi da solo, non sei solo. E non solo perché c'è Dio che ti ascolta e magari in quel momento non lo senti, ma perché ti dice che sei fratello. Genera fraternità. Anche questo fa guardare la vita in una modalità ben precisa. Fraternità possibile riconoscendo una paternità comune. Bellissimo questo. Noi potremo vivere da fratelli solo riconoscendo che abbiamo una paternità comune. Che la vita tutti la dobbiamo da qualcuno, e nessuno, neanche il più bravo nel mondo, può permettersi di dire: mi sono fatto da solo. Nessuno si è fatto da solo. Bello poter pensare di iniziare sempre così le preghiere. Padre nostro. Preghiamo in qualche modo con altri e con ogni altro che riconosco in quella parola, fratello. Allora questo mi introduce in quello che sta dopo e mi porta: sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno. Beh, effettivamente, se quello che si sta realizzando in quella preghiera è una paternità riconosciuta a dono e una fraternità possibile, beh, venga un regno così, caspita, ma venga davvero un regno così.
se questo è il mondo pensato dal Padre. Ecco allora che questo porta al passaggio successivo. Sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. La volontà di Dio in ogni dove, cielo e terra, ha una forma semplice quanto precisa e la si può invocare perché è cosa buona. La sua volontà è ciò che è stato appena detto, in cui l'orante è entrato. Si realizzi ciò che hai appena detto, Padre nostro, nelle pieghe della storia. Capiamo così che quell'invocazione non dice il peso di sottomettersi a una volontà voluta, imposta e sopportata dall'uomo. Quante volte abbiamo pensato la volontà di Dio così? Qualcuno che ti impone quello che lui vuole. No, la volontà di Dio è esattamente il contrario. È la possibilità di riconoscere quell'orizzonte paterno e filiale. Beh, se la volontà di Dio è questa, certo sia fatta la sua volontà ovunque, perché questo rende il mondo buono. È il mondo buono. Dacci il nostro pane quotidiano. Non è metterci fuori dal lavoro, ma sta nel pensare l'opera di ognuno ancora in un contesto di dono. Adesso posso dire dammi il pane quotidiano, perché anche quel pane che è il massimo che io posso fare, il pane è un lavorato complesso, non è la farina, no, no. Bene, anche quello è dono di Dio. Quasi che la preghiera abbia nel suo dirsi già trasformato il luogo in cui con più facilità pensiamo la vita come un merito o un dovuto, il lavoro. Mi devono perché ho fatto. No, anche il luogo in cui è più facile dire mi devono, il dovuto, non si perda lo sguardo del dono. Rimetti i nostri debiti e anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Guardare la vita come dono e fraternità possibile e invocare la possibilità di vivere in questo modo, inevitabilmente, potrei dire umilmente, rivela la discrepanza tra ciò che la vita potrebbe essere e ciò che è. Ma adesso lo capisco. Quanto spesso noi non viviamo di quello sguardo. Non viviamo da figli nei confronti della vita, tanto meno da fratelli. Per questo invochiamo perdono. E per questo, su un perdono ricevuto, possiamo offrirci capaci di perdono. Questi due aspetti non possono che andare insieme. Altrimenti sarà impossibile, ed ecco allora il gran finale, quasi l'effetto finale della preghiera, non abbandonarci alla tentazione. La chiusura è parola di umiltà, è parola di umiltà imparata nel pregare stesso. Non è facile vivere come si è pregato, anzi è molto difficile. È facile perdere questo sguardo. La preghiera fin qui pronunciata aiuta a far verità su noi stessi e ci mette allo scoperto. Nello sguardo nuovo a cui la preghiera ci introduce, ci scopriamo ordinariamente tentati di abbandonare, di non credere più a questo sguardo alla vita. Dimentichi e sbadati nei confronti della vita e stanchi o magari troppo feriti per poter pensare ancora a fraternità e a un amore possibile. Il percorso orante, adesso fatto, ci permette di chiudere la preghiera come un'invocazione per noi. Se questa invocazione fosse stata fatta all'inizio, avrebbe avuto un sapore di richiesta egoistica. Questa preghiera non puoi cominciarla dalla fine. Devi lasciarti condurre alla fine. Ora invece è invocazione umile e ben consapevole di sé,
che nasce dalla propria fragilità e dalla realtà del male che ci sta attorno e in cui sappiamo di essere tutti inseriti o segnati. È quasi un riconoscimento che diventa a volte un sussurro, a volte un grido, posto al termine alla forma dell'affidarsi, del disarmare, del consegnarsi nel tornare alle faccende del vivere. Un consegnarsi a Dio riconosciuto Padre e un consegnarsi ai fratelli, compagni del pregare o semplicemente compagni dell'umanità. È la vita di Gesù che realizza questa parola, questa preghiera e che ci dà la possibilità di pensarla possibile. Grazie dell'ascolto. Eccoci, grazie, sì. Grazie mille, grazie, Claudio, grazie mille del Claudio del tuo contributo. Mi stai sentendo? Mi stai sentendo? Sì, okay, molto bene. Perché c'è un ritorno, ok, solo perché c'è un ritorno, magari me lo tolgo se riesco al volo. Non riesco al volo. Grazie di cuore del tuo contributo, della lettura che ci hai fatto, delle tentazioni, sia rileggendo appunto le tentazioni di Gesù nel deserto, e anche questa rilettura del Padre Nostro. In modo particolare mi colpiva parecchio quello che dicevi a proposito della prima tentazione, della mancanza, del sentir fame, come è proprio vero che la vita è una serie di mancanze, la nostra giornata è una serie di mancanze alle quali appunto dobbiamo far fronte, dobbiamo misurarci. E tendenzialmente noi appunto fatichiamo a vivere la mancanza, come dicevi giustamente tu, ci riempiamo, vogliamo in qualche modo saturarla, fatichiamo a convivere con qualcosa che ci manca e appunto è buon allenamento. Non a caso il brano delle tentazioni appunto nell'anno liturgico. E direi, se ce n'è ancora qualcuno che e all'ascolto, che vuole eventualmente ancora aggiungere una domanda, può farla al numero che vedete in sovrimpressione. Io magari, Claudio, la leggo, oppure no, gestiscile tu come vuoi, tanto te le ho girate sul telefono, fai come ritieni meglio. Ok, insomma, sono domande abbastanza esigenti. Allora, leggo la prima, così chi ci ascolta da casa sa di cosa parliamo e prova a rispondere. Prova a rispondere alla prima, alla seconda, alla terza leggendole. Allora, la prima domanda che mi è arrivata è questa. La tentazione dell'uomo di oggi di sfuggire a ripensare, di costruire un mondo post-pandemia. Il diavolo non è che dicendo prova a recuperare il vecchio mondo, non serve a nulla a generare il nuovo? Allora, buona domanda questa. Allora, io nelle risposte mi espongo di più, cioè nel senso che dico più direttamente quello che sento e mi tocca in questo momento. Allora, io penso che sia forse la più grande tentazione che abbiamo. È un ritorno di un secondo lockdown, probabilmente è una seconda possibilità, che è una seconda possibilità di tentazione, di tornare o di voler tornare al come prima, ma lo facciamo adesso in forma più arrabbiata. È molto più teso la situazione, anche se il lockdown è molto meno stretto. E questo dovrebbe già farci molto pensare. Però dico anche questo. Dico che è molto difficile lasciarci trasformare. Non è una cosa scontata. Anche perché fondamentalmente l'uomo la cosa che fa meglio è quella di lamentarsi, ma nel momento in cui deve accettare che quella lamentela diventi una trasformazione di sé, è meglio continuare a lamentarsi. E quindi credo che ci sia una tentazione del male in questo voler tornare come prima,
o qualche volta ho la sensazione di pensare di quasi tirare indietro come i vecchi registratori che facevano andare indietro il nastro e dire dove eravamo rimasti. Questo è lottare contro la storia. E invece il Vangelo ci dice che c'è un modo di stare in questa storia, c'è un modo buono di stare in questa storia, dove questo modo buono è legato a, penso, a quei dubbi esattamente del Padre nostro, cioè che questa vita rimane un regalo e nello stesso tempo questo regalo dà il meglio di sé alla fraternità possibile. E che questo è ciò che ci viene chiesto per l'oggi. Allora, in che modo noi attraversiamo questo tempo non dimenticandoci questo? Oppure, ecco, lo dico in questi termini, forse poi se mi sbaglio Paolo mi riprendi, ma che tipi di preghiere stiamo facendo? Cioè noi in realtà cosa stiamo chiedendo al Signore in questo contesto? Di tornare come prima? O forse non è, Signore, noi ti chiediamo che questo tempo mi trasformi in bene, cioè trasformi ciò che sto vivendo, comprese le mancanze, o forse proprio a partire dalle mancanze, mi trasformi nel distillare la vita. Perché altrimenti il rischio, e poi chiudo sulla prima domanda, il rischio che già nel primo lockdown, e che lo dico a me stesso, è che noi ci ritroveremo quando certe possibilità ci saranno ridate e non avremo più paura di questo virus, perché in qualche modo avremo imparato a conviverci o sconfitto, non lo so, che avremo la nostalgia delle cose belle fatte in un tempo in cui abbiamo rallentato i ritmi. E quindi avremo una nostalgia arrabbiata e avremo lo stesso stress di un correre infinito a cui siamo tornati. Ecco, io credo che questi sono i due rischi più grossi se non permettiamo, attraverso la preghiera in questo senso, per chi si riconosce di fronte a Dio, di essere trasformati da tutto questo. Attenzione, che vuol dire lasciare certe cose, probabilmente dovremo non tornare a farle e scoprirci in questa non possibilità una benedizione, non una maledizione. Anche se questo ha dei costi, torno a dire, la tentazione di Gesù è il deserto, cioè la vita è offerta come una possibilità di distillare le cose significative e importanti, è un po' come il rapporto tra la prosa e la poesia nella vita. Se devo dire nell'esistenza che avanza, spesso lo dico così, i momenti di poesia, andando avanti negli anni, sono molto più rari di quando avevo 20 anni, ma hanno un gusto certamente diverso, hanno un gusto molto più profondo. Allora la preghiera non dovrebbe essere questo, o non ci è offerta per questo, e la tentazione più grande non è quella di fuggire alla possibilità di lasciarci trasformare. Una seconda domanda, dimmi Paolo. Appunto, corriamo un pochino, perché qua, ecco, magari fermo le domande, sono ancora di belle. La tentazione di pretendere dagli altri la dimostrazione del loro amore per noi ci coglie spesso. La dimostrazione del loro amore per noi ci coglie spesso. È come se volessimo il consenso dell'altro. Quale risposta possiamo dare a questo nostro narcisismo attraverso le parole del Padre nostro? Io risponderei un po' sparando la palla in corner, come si dice in termini calcistici, cioè il Padre nostro rimanda l'inclusione esattamente a quella pagina di Gesù, che ti chiede di verificare esattamente i luoghi delle relazioni più significative, quelle in cui parli di amore ricevuto e donato, proprio su questo aspetto, cioè regge su una gratuità o su un dovuto. Quanti sono i gesti che oggi ho posto nei confronti dell'altro? Io lo penso per delle famiglie, ma
se devo dire la verità, io vivo con altre persone ed è una scelta fatta di cui non solo non mi pento, ma che benedico ogni giorno. Però quanti gesti ho posto oggi nei confronti di Luca e di Marco gratuiti, senza aspettare un riconoscimento? Questo è un luogo perché io curi il mio narcisismo, ma lo dico anche nel modo opposto, e cioè quante volte io mi accorgo e mi stupisco di vivere di quei gesti, cioè che quei gesti mi sono, e io sono semplicemente sbadato perché non li vedo. Ma penso che l'alchimia sia stata in questo allenare, e in questo senso la preghiera rende umile, perché la preghiera ti pone di fronte a qualcosa che è più grande di te. Allenare questo sguardo, esattamente nei luoghi della relazione. E nello stesso tempo forse questo dice anche di chiedersi che fiducia sto dando all'altro, e penso che noi fatichiamo a far questo, perché il nostro mondo è il mondo dell'assicurazione. Cioè l'assicurazione è tipica di un mondo in cui dell'altro non ti fidi, neanche di quello con cui ti sei sposato. No, invece la vita è fatta di fiducia data. E dove la fiducia data non è il contratto in banca che ti coprirà le spalle se qualcosa va male. No, no. È costruire la possibilità su questo sguardo, soprattutto accogliendolo. Non ti sentiamo. Un passaggio sulla nuova traduzione. Un amico si chiede perché è stato scelto di non abbandonarci alla tentazione e non piuttosto nella tentazione. Cioè lui dice l'uomo ha bisogno di non essere abbandonato da Dio non solo prima della caduta, ma forse soprattutto nella caduta, durante la caduta. Ha un perché questa scelta? Allora, io non ho seguito le diatribe ventennali su questa scelta, ed effettivamente la traduzione dà la possibilità plurima, e questo forse è anche bello, e cioè gli ebrei dicono che ogni parola della parola di Dio ha almeno 99 significati. Ed è per quello che continui a studiarla. Probabilmente, e dico anche questo, tradurre ha nel cuore della parola la stessa origine del tradire. E quindi questo dice che ogni traduzione ha i suoi limiti. E probabilmente in questo momento si è pensato che potesse andare meglio. Io però rimando alla prima, una delle prime cose che ho detto nel mio intervento, che è questo. È molto chiaro dalla narrazione dell'entrare nel tempo della tentazione che chi conduce e ti può condurre è lo Spirito. Allora, attenzione, non è che ti conduce perché ti porta nella tentazione, no, ti conduce nella vita in cui la tentazione fa parte del vivere, perché la libertà mette in conto la possibilità di giocare male un'offerta che tu ricevi. Allora, per questo forse tutte e due le possibilità sono reali, se noi non perdiamo il fatto che quello spirito, se c'è un luogo in cui non si ritira, è esattamente nel luogo in cui tu stai giocando la tua esistenza. Qui sarebbe interessantissimo fare una riflessione su cosa pensiamo dello Spirito Santo. Cioè, lo Spirito Santo nella narrazione evangelica è fondamentalmente la presenza di Dio nello spazio delicato e unico, intimo della tua scelta. Per dirti, esattamente dove scegli non sei mai abbandonato. Questo è abita la tentazione. Quando tu scegli male, non è che si tira indietro, c'era questo, ma in modo così delicato che permette di essere sfigurato dalla tua libertà, ma non perché si ritira. Le ultime due sottolineature. Non abbandonarsi alla tentazione è una richiesta umile che ci insegna Gesù.
Gesù conosce i nostri cuori, non potrebbe conoscere già i nostri bisogni? Io sono convinto che... Allora, bisogna vedere cosa vuol dire conoscere. Cioè, se... E qui ci sarebbe un altro capitolo, perché noi normalmente, lo dico in due parole, noi normalmente cerchiamo di pensare la conoscenza di Dio su di noi come sulla, diciamo così, sulla categoria della perfezione. Noi abbiamo un'idea di cosa vuol dire conoscere, eh? Dio che è l'infinito conosce all'infinito. Sì, però questa è una cosa distorta, eh? Perché fondamentalmente vuol dire che noi proiettiamo su Dio il nostro concetto di conoscenza. Ed è facilissimo pensarlo così. E soprattutto sul conoscere tutto, è esattamente questo. Io conosco poco, c'è qualcuno che ha un po' più di memoria, un po' meno, chi vede un po' di più le cose, altri meno. Dio invece conosce già tutto dall'inizio alla fine. La straordinarietà del Vangelo è che ci racconta che la vita di Gesù è la vita di un'umanità che impara a conoscere la vita vivendola. E sa stare in quell'esistenza perché è consapevole che Dio gli è presente e gli è vicino, non perché gioca la vita al suo posto o che sa tutto della sua vita e aspetta di vedere cosa lui conviene. Sarebbe un'immagine tristissima di Dio, ma è anche un'immagine che, se non facciamo attenzione, ci abita tutti. Cioè lui sta fuori, controlla, e poi, quando è un po' più incavolato, interviene e mi manda anche qualche prova in bastone. No, la narrazione di Gesù come Vangelo è esattamente il contrario. È il non perdere lo sguardo alla vita, che è quello di chi ti fa dire padre. Cioè la vita è per tutti un regalo. Tu la devi, e la devi con altri. Allora, questo mi sembra la cosa principale, e che su cui bisogna accettare di lasciarci lavorare, perché una delle cose più difficili di accettare di Gesù, cioè che hanno faticato ad accettare di Gesù, è esattamente che pensasse Dio così e credesse a un Dio così. Ma non dimentichiamoci che Gesù viene ucciso perché bestemmia, cioè vuol dire perché parla male di Dio. Dio non può essere così. Come non può essere così? Ecco il Padre, quella misericordia, quello che ti abita permettendoti di sbagliare. Ecco, questo è quel Dio che è difficile da accogliere, ma forse anche il Dio più liberante da questo punto di vista. Un'ultima domanda un po' impertinente. Padre nostro, perché non Madre nostra? Non so, è anche difficile azzardare delle risposte, perché è molto complesso. Da una parte occorre essere delicati al contesto culturale nel quale noi riconosciamo una rivelazione di Dio, che è il contesto di Gesù, in cui però se dovessi azzardare un'immagine, a me non è che piaccia molto l'idea di dire Dio è femminile, rischiamo anche un po' di essere banali su queste cose, non lo so. L'idea del Padre Nostro a me dà questa idea del fatto che l'idea della paternità in qualche modo è quella di, non tanto di pensare Dio sull'immagine del Padre che noi abbiamo, cioè è imparare Dio dall'immagine del Padre che il Vangelo mi racconta. Cosa difficile, perché anche qui Dio è un padre buono. Per spiegarlo cosa dico? Pensate al papà più bravo che potete avere. No, questo non è il padre buono del Vangelo. Il padre buono del Vangelo è colui che ha come unica intenzione quella di donare ciò che ha. Allora, in quest'ottica forse potrebbe anche dire Madre Nostra, non lo so, ma non a me personalmente, non perché sensibilità maschili forse, non lo so, mi suona molto più ampio di una differenza di quel Padre Nostro, cioè mi sembra produttivo, no? Se rischiamo di pensarlo in questa differenza di genere, però
però finisco con un non so, con un... è troppo quello che mi chiedo. Va bene, va benissimo. Grazie di cuore di questa serata che ci hai dedicato, grazie di cuore per essere stato con noi, grazie mille. Ci diamo appuntamento a lunedì 30 novembre, magari l'introduzione la posso anche togliere. Ci diamo appuntamento a lunedì prossimo, 30 novembre, per l'ultima tappa di questo breve ciclo sul Padre Nostro. Avremo ospite la professoressa Sonia Ristorto, docente di scuola primaria e docente allo STI di Fossano, la quale ci offrirà un affondo sul tema del Padre Nostro, sul tema del Padre nel quotidiano di ciascuno. Un caro saluto, buonanotte, grazie di essere stati con noi in questa serata.